Allora ragazzi, no, buongiorno a tutti intanto, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Sono di pensare, visto che adesso sto aumentando gli iscritti, giusto? E là un pochettino mi invoglia più di essere più sciolto, di essere più sciolto con i video, con la partecipazione ad avere più qualità in live, di stare più in live, di essere più sciolto anche con voi iscritti. Ma adesso, la gente che si è iscritta al canale, che adesso sto aumentando, ma come devo comportarmi? Come devo comportarmi? Devo comportarmi normalmente, perché ragazzi, facendo un po' di visualizzazione in più, bisogna essere un pochettino, posso entrare un po' sul mio personaggio, o essere normale, cioè o essere come mi vedete di solito. È là che non capisco. Ragazzi, adesso posso fare un personaggio mio che io ce l'ho dentro, però diciamo che ragazzi, non lo so, posso fare questo personaggio qua? Che almeno che non so se adesso non lo so, diminuirò di iscritti, adesso non lo so, ragazzi, dopo vediamo se il personaggio funziona, ma il problema è che non so come lo prenderanno i miei iscritti adesso, quelli nuovi che si sono iscritti. No, aspetta, oh, ma adesso devi fare il personaggio, aspetta un attimo. No, oh, ascolta, aspetta un attimo, perché, dopo ti chiamo, dopo ti chiamo, aspetta un attimo. Vabbè, ascolta, ragazzi, sto qua si vuole presentare e vabbè, farò sto personaggio qua, intanto vediamo se mi piace, se lo riconoscete, però vediamo un po', ragazzi, vediamo. Oh, buonasera a tutti. Oh, no. Ma sto facendo un video. Bella. Ragazzi, sono uscito da Zelling. Ho portato anche la mia fidanzata One Night. Presa. Oh. Alta, stai facendo ma un po' troppo confidenza con gli utenti, eh? Un po' di confidenza con gli iscritti. Oh, ma io fratello, io sono normale. Cioè, come mi vedete? Cioè, come mi vedete? Cioè, ragazzi, mi è proprio presa l'anima dentro. Cioè, ma come dici, fratello? Cioè, non lo so, tu sei qua a fare un video, non lo so. Comunque, ragazzi, se volete qualche iscrizione a questo canale qua, come ti chiami, fratello? Io Juventino Periferico mi chiamo, su YouTube. No. Cioè, ragazzi, oh, ma c'è il Juventino Periferico? Cioè, dovete iscrivervi al canale, se no io mi deprimo. Ragazzi, no. Oh. Ragazzi, comunque, vai. Chiusa la parentesi, ragazzi, è un piccolo sketch da schifo. È venuto malissimo, però dai,
era tanto per fare un video diverso, ragazzi. Non prendetelo che adesso, si iscriveranno gli utenti perché penseranno questo qua si è iscritto al canale e mi tocca vedere un semenio che imita un personaggio di Zelig. Ma può darsi, ragazzi, qua su YouTube, è anche bello così, ragazzi, dai. È un piccolo sketch, ragazzi. Comunque, grazie per chi si è iscritto al canale. E niente, ragazzi, dai. Vedo che pian piano stiamo crescendo. Grazie a Gianni Bianco. E comunque, niente, ragazzi, dai. Ci sentiamo alla prossima. E niente, ragazzi, io più di tanto sapete come sono in live. Io praticamente sono me stesso su YouTube e ci tengo a essere così, anche se qualche volta oh, ti sei da fuori a prendere. Ti sei già venuto dentro il personaggio, basta. Vabbè, scusate ragazzi, perché di solito mi viene fuori un pochettino il mio Johnny Crew della situazione, allora tipo la doppia maschera, tipo la The Mask. Comunque ragazzi, dai, ci sentiamo e ricordate, essere se stessi su YouTube è molto meglio di essere un personaggio, o anche tutti e due, ma dopo dipende da come viene presa dagli utenti la cosa. Comunque, dai, scusate questo piccolo sketch alla cazzo, perché un po' di un video diverso. Va bene, ragazzi, dai, scusate la scusate la come adesso non ricordo la pico come si chiama, va bene, lasciate perdere, ragazzi, lasciate perdere, perché mi viene le parole giuste. Comunque, ragazzi, la bassezza di questo riepilogo, di questo monologo che ho fatto. Ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti. Ragazzi, posso salutare anch'io? Posso salutare anch'io? Vabbè, se vuoi salutare, sennò. Va bene, ragazzi, ci sentiamo a Zelig, mi raccomando, bella a tutti, casomai porto anche la mia fidanzata One Night, così la presa, va bene, a posto, si da a posto, boom, ok, non siamo a posto, non siamo a posto, tu, non siamo a posto tutti due, ma penso che ha fatto piacere al pubblico qua, agli utenti. Penso di sì. Oh, dopo, se il canale va male, è colpa tua, eh. Ma io che ci posso fare, fratello? Sono così, sono un po' così. Va bene. Vabbè, ma è colpa tua se per caso diminuisco gli iscritti, che dopo pensa che so semo mi de mio. Voilà, sta preoccupato, fratello, che qua su YouTube tanto c'è di più di quello che pensi. Vabbè, eh sì, dai, ci sentiamo, ciao a tutti.